Allora, 19 agosto 2012, questa performance è dedicata a Maurizio Vecchioni, mi sta riprendendo ancora una volta, oggi proprio il grandissimo Matteo, al quale affido anche questo video, fanne buon uso, mettilo sul tuo canale e allora andiamo a performare. Prova megafono, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova megafono, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo, è qui di fronte all'autorevole, ma ti dico autorevole, uno dei ristoranti più noti in tutta Roma e sicuramente uno dei migliori qui a Tor Vaianica, la Perla Nera, perché io voglio gridare una cosa su tutte: la donna è sacra, i minori sono sacri. Chi tocca una donna, chi tocca un bambino deve andare in galera, perché purtroppo su internet si vedono cose sbagliate, in televisione si vedono cose sbagliate, ci sono troppe donne che vengono violentate, vilipese, malmenate ogni anno. Non ci sto, perché la donna è sacra, di fronte a una donna io scelgo simbolicamente questa signorina, mi inchino e le chiedo scusa per come noi uomini ci comportiamo. Ogni anno 92 le donne che vengono uccise. Allora, Paolini è qui a Tor Vaianica, giro l'Italia, ho scelto di venire qui perché è un posto molto tipico durante l'estate. Allora io di fronte a questa donna mi inchino e umilmente bacio la terra che la signorina calpesta. Perché io non ci sto che questa televisione parla di Yara, di Melania, di Sara, ragazze che volevano solo vivere. Meredith voleva vivere la sua vita ed è stata uccisa e ancora oggi non abbiamo la consapevolezza di chi ha ucciso Meredith. Ma che cosa insegniamo a loro? A te che sei un minore, non andare su internet, non avere il profilo Facebook, perché ti colleghi, sai come si chiama il tuo amico, ma non sai se dall'altra parte Mario, tuo amico che dice essere tuo amico, ha 60 anni, perché il sottoscritto ha avuto un prete che mi ha violentato a 13 anni e mezzo. Non ci sto, perché la vita è sacra, ma soprattutto sono sacri i giovani. Vorrei concludere dicendo, tutti voi avete sentito Vasco Rossi, grande cantante, ma ha detto una cosa che è sbagliata, perché non dobbiamo drogarci, diciamolo a tutti gli amici di YouTube, questo video lo manderemo a Striscia e Blob. Non drogatevi, drogatevi di studio, di cultura, leggete libri, entrate in una biblioteca, voi giovani, andrai a scuola anche tu, quando esci dalla scuola devi cominciare a studiare, perché quella è la tua grande forza, non c'è arma, non c'è bomba atomica più forte della propria cultura, della propria conoscenza. Allora io simbolicamente, in una festosa Tor Vaianica, vicino a Maurizio Vecchioni, amico che mi ha coinvolto in questa gita Tor Vaianica, consentitemi un bagno simbolico felliniano. Lascio a Matteo un attimo la cosa, prego. Bagno simbolico liberatorio. Simbolico. Sta bagno, bagnetto. Occhio pure il vestito. Sì, vai. Allora io vorrei
Fammi una foto. Sì, un attimo. Vorrei concludere dicendo una cosa. C'è un grande maestro che era Einstein, e non solo un grande scienziato, ma diceva una cosa sacra: non c'è limite alla stupidità umana. Allora, quanti ne hai, fanciulla? Allora, tu hai 15 anni. Tu hai il diritto di camminare alle 10 di sera, alle 11 di sera, a Torbaglianica, a Torino, a Milano, ma non devi rischiare di essere violentata, perché chi fa un'azione del genere deve andare in galera a vita, e non c'è questa giustizia. Al di là del Paolini televisivo, c'è un Paolini che vive, ma non è contento di vivere, con tutto che ho i miei momenti di felicità, perché non siete tutelate. Dobbiamo farci giustizia da solo. Se conoscete persone che violentano, che malmenano qualche donna o qualche minore, chiamate la polizia in maniera anonima e riappropriatevi della semplicità, perché non c'è cosa più bella di conoscere, di assaggiare, ma solo assaggiare laddove è lecito assaggiare. Come dico sempre nelle scuole quando mi invitano, se io bevo un po' di acqua del mare e i bambini non lo devono fare, ma se io prendo un po' di acqua e me la bevo, non succede nulla. Se io sto un minuto davanti a un ministero dell'economia, dei trasporti, se do la mano a un politico, qualsiasi esso sia, credetemi, qui mi può venire un mal di pancia, ma passa. Ma se io do la mano a un politico, quella mano non me la laverò mai, purtroppo. E viva, e con questo vi saluto. Le scarpe sono qui. Dove? Ah, grazie. E viva, e mi raccomando, tutti voi avete il dovere di segnalare quando entrate su internet un sito che viola la minorità. Fatelo in maniera anonima, io ci metto il nome e il cognome. Fatelo, perché io ho avuto a 13 anni e mezzo Don Vittorio Damiani che mi ha violentato e sono qua. Ma ci sono degli amici come Fabrizio Renzoni e Morgetano, che proprio il 19 agosto di molti anni fa purtroppo si è tolto la vita. Io sono qui oggi anche per lui. Dobbiamo veramente impegnarci tutti a difenderci ciò che è più sacro, la donna e i minori. Vi saluto.